Trattandosi di rimedi di origine naturale, è possibile che tarderemo un poco prima di notare i risultati. A parte questo, sono tutti molto efficaci per liberarsi una volta per tutte da questo problema. Partecipare a una serata di gala avvolta in un elegante vestito nero e percepire gli sguardi di tutti su di noi è una gran bella cosa. Se però il motivo per cui veniamo osservate è un certo numero di particelle bianche sopra le nostre spalle, allora cambia tutto. Questa situazione non si verifica raramente. La forfora è uno dei problemi del cuoio capelluto che colpisce più di frequente sia gli uomini che le donne. Per questo motivo è opportuno tenere sempre a portata di mano una lista di rimedi naturali efficaci contro di essa. La forfora non è solamente un problema di natura estetica. Provoca anche un prurito, che può risultare estremamente fastidioso. Lo sfregamento costante può inoltre causare irritazione al cuoio capelluto e portare a conseguenze ben peggiori. Sono disponibili una serie di trattamenti e di shampoo per combattere questa condizione. Non fa mai male tuttavia fare ricorso alla natura per trovare una soluzione a questo problema. Rimedi naturali efficaci contro la forfora. I rimedi naturali possono sortire i propri effetti con un po' di ritardo rispetto a quelli farmacologici. Utilizzandoli con costanza, se ne noteranno comunque i benefici. 1. Aceto. Aceto bianco. Mescolando una parte d'aceto con tre parti d'acqua si ottiene un eccellente rimedio contro la forfora. Le quantità dipenderanno poi dalla lunghezza dei capelli. Cosa dovete fare? Di domanda. Per applicare l'aceto, è necessario prima di tutto lavare i capelli con lo shampoo. Dopo averlo eliminato completamente, si applica l'aceto su tutto il cuoio capelluto, per poi risciacquare. L'aceto può essere anche applicato direttamente sui capelli, che vanno raccolti e coperti. Si lascerà agire per tutta la notte, lavandoli il mattino seguente. 2. Limone. Il limone è presente in tutte le case e costituisce uno dei più semplici rimedi naturali efficaci contro la forfora. Cosa dovete fare? Bisogna massaggiare il cuoio capelluto con il succo di limone, lasciarlo agire un paio di minuti e risciacquarlo con lo shampoo. Può essere utilizzato ogni giorno fino alla scomparsa della forfora. 3. Olio d'oliva. Olio d'oliva. Questo ingrediente
presenza fissa in ogni cucina, è ottimo per eliminare la forfora. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. Bisogna intiepidire un po' l'olio d'oliva. Punto. È necessario applicarlo con dei leggeri massaggi sul cuoio capelluto, facendo attenzione a lasciare i capelli avvolti e coperti per circa 30 minuti. Per ultimo, pettinare e lavare con lo shampoo. Punto 4. Aloe vera. Punto. Questa pianta è perfetta per quasi tutti gli usi e anche per la forfora. Combatte i funghi e i batteri presenti nel cuoio capelluto. Punto. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. Bisogna tagliare una foglia d'aloe, applicarne il succo sul cuoio capelluto e lasciarlo agire per qualche minuto. Successivamente basta lavare i capelli come al solito. Punto. L'aloe va applicata ogni giorno, fino alla scomparsa della forfora. Cinque. Timo. Punto. Rametto di timo. Punto. Ingredienti. Punto. 1 bicchiere d'acqua, 250 ml. Punto. 3 cucchiai di timo, 30 grammi. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. Bisogna mettere a bollire per 10 minuti un bicchiere d'acqua con 3 cucchiai di timo secco. Raffreddare e applicare sui capelli puliti. Punto. Lasciare agire per 5 minuti e poi riapplicare. È necessario lasciare che agisca per 2 o 3 ore, e successivamente lavare i capelli. Il timo è uno dei rimedi naturali più efficaci contro la forfora. Punto 6. Birra. Punto. Questa bevanda non è ottima solo nei giorni di calura, è anche un'ottima soluzione contro la forfora. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. Bisogna applicarla sui capelli e lasciarla agire per qualche ora. Il lievito contenuto nella birra non solo elimina la forfora, ma lascia i capelli lucenti a causa delle sostanze nutritive di cui abbonda. Sette. Sale. Punto. Sale grosso in 2 mestoli di legno. Punto. Grazie alla sua azione esfoliante, il sale riduce la quantità di forfora. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. Potete usarlo assieme allo shampoo o applicarlo direttamente sul cuoio capelluto con un massaggio. Il capello può essere sia asciutto che umido. Punto. Fate agire per 3 minuti, per poi risciacquare. Otto. Miele e uovo. Punto. Ingredienti. Punto. 1 cucchiaio di miele, 25 grammi. Punto. 1 uovo. Punto. Cosa dovete fare? Punto di domanda. Punto. La miscela di uovo e miele è un'eccellente arma contro la forfora. Questa maschera va applicata sul cuoio capelluto. Massaggiate per qualche minuto e poi risciacquate. Oltre a eliminare la forfora, dona ai capelli morbidezza e lucentezza. Punto 9.
avocado, punto avocado tagliato a metà. Praticare un massaggio al cuoio capelluto con un impasto a base di polpa di avocado è un buon rimedio contro la forfora. Il grasso dell'avocado idrata il cuoio capelluto secco ed elimina la forfora. Punto 10. Sedano? Ingredienti, punto 1 gambo di sedano, punto 2 bicchieri d'acqua, punto cosa dovete fare, punto di domanda, punto bisogna mettere a bollire il gambo e le foglie di sedano per 5 minuti e poi far raffreddare. L'acqua così ottenuta sarà usata per dare l'ultimo risciacquo quando si lavano i capelli, visto che aiuta a eliminare le cellule morte del cuoio capelluto. Quasi tutti questi rimedi naturali efficaci contro la forfora sono facili da reperire e preparare. Basta munirsi di un po' di pazienza e costanza. Usateli fino a far scomparire la forfora, e successivamente per prevenirne la ricomparsa.